A Budapest la Ferrari mette tutti KO. Per portare a casa i due titoli iridati, Michael Schumacher doveva conquistare appena 3 punti più di Coulthard, mentre alla scuderia del Cavallino ne servivano 7 più della McLaren. Gli uomini in rosso però hanno voluto esagerare. Adesso che si sono abituati a vincere, non si pongono più limiti. Primo e secondo posto per Schumi e Barrichello, 52esima doppietta nella storia della scuderia, un autentico trionfo. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, la strepitosa pole di Schumacher nelle qualifiche e poi lo scatto alla partenza con Barrichello che brucia Coulthard per inserirsi al secondo posto. La gara non offre grandi emozioni, non ci sono sorpassi sull'angusto arracciato, ma la tensione è costante, anche perché in occasione della prima sosta Coulthard riesce a scavalcare Barrichello. Potrebbe attaccare Schumi, ma il tedesco controlla bene la situazione. Al secondo pit stop i meccanici della Ferrari sono rapidissimi e Barrichello è davvero bravo ad andare al massimo. Così si riporta davanti a Coulthard. A quel punto i piloti del Cavallino devono solo amministrare il vantaggio sino alla linea del traguardo, per poi chiudere in parata. Schumacher sul podio si commuove e poi regala il suo trofeo a Barrichello. Todd finalmente allenta il suo proverbiale self-control e si concede alla doccia di champagne. Sotto è festa grande. Michael Schumacher conquista così il quarto titolo mondiale, il secondo consecutivo con la Ferrari, cosa riuscita solo ad Ascari. Per il tedesco è il 51esimo successo in carriera, che eguaglia il record assoluto di Prost. La Ferrari festeggia l'11esimo mondiale costruttori, il terzo di fila come era capitato solo ai tempi di Lauda e Regazzoni. È decisamente questa, la Ferrari più forte di ogni epoca.